questo mi sembra diverso. Finale che è 0-0. Speriamo di là, un giro di là. Sì, 3-4 colpi. Vedi se riuscite a fare magari un giro pure di là. 080 99 000. Perfetto. 0-5 ce ne sono altri due. 06 56 28 87. Poi c'è, c'ho 3 1 2 3. 0-0-0. No, questi non sono macchiati. Senza ma comunque dovremmo essere in terreno demaniale, giusto? Sì, così sì. Sì, il demaniale comune di Cittanova. Dovremmo avere identificato un totale di 6 codici aziendali. Adesso noi dobbiamo fare gli accertamenti sui codici identificativi per risalire ai proprietari, perché se effettivamente i proprietari sono persone appartenenti all'Andrangheta, allora sì potremmo definirle vacche sacre. Le vacche sacre servono per far capire a tanti che il territorio è dell'Andrangheta. Cioè la vacca va in giro su territori di proprietà altrui, che anche se il proprietario sei tu, sono io che le porto a pascolare sul tuo terreno. E tu di fatto, però è mio di diritto. Questa è la vacca sacra. Quindi la vacca sacra è un simbolo, più che una cosa reale. Sì, perché di fatto se vai a vedere sono quattro vacche che girano, cioè se tu la vedi come una questione di lucro, no? Cioè cosa ti può produrre una vacca che pascola in un territorio che magari non c'è manco l'erba? Loro sono gli stessi che per anni hanno importato dalla Colombia tonnellate di cocaina e nessuno è riuscito a fermarli. Cioè non sono degli stupidi gli indranghetisti, sono geni alla fine. Se vai a vedere, genio del male chiaramente, ma sembra un genio, eh. Pianifichiamo un attimino quello che è l'attività da fare in questi giorni, in questi tre giorni in cui saremo impegnati sul Santuario dei Pozzi. Avremo una componente a terra che sarà composta da personale dello squadrone, quindi cacciatori, che rimarrà sul sito. Poi avremo una seconda componente che sarà invece infiltrata il giorno 1, che sarà composta da una seconda squadra cacciatori, che sarà quella di Falco 21, insieme alla componente cinofili. Il giorno successivo avremo invece la parte di ricognizione del 4° reggimento con il supporto dell'8° nucleo. Che cosa dobbiamo fare? La componente a terra dovrà monitorare il flusso delle persone e dare ovviamente una certa visibilità a quella che è la nostra presenza sul terreno e ovviamente fare un'attività di search con la componente cinofili, quindi di bonifica delle aree e mantenere quella che è la situation awareness dell'area. E in più ovviamente la componente di volo che poi monitorerà la situazione invece dall'alto. È importante che tutti quanti ci portiamo ovviamente anche l'equipaggiamento, sia viveri di conforto, quindi organizziamoci in modo da portarci da mangiare e da bere per 2 giorni almeno, va bene? Più avanti c'è il ponte che porta a Natile Vecchio, dove è stato liberato Casella. L'Andrangheta si è fatta sentire a San Luca. San Luca è importante all'interno della Calabria per quanto riguarda l'Andrangheta, soprattutto dal punto di vista geografico.
perché comunque vada è posta proprio nel cuore della Spromonte che della provincia di Reggio. San Luca è importante anche per il fatto che c'è la presenza del Santuario di Polsi. Il Santuario di Polsi negli anni passati è stato teatro di elezioni, nel senso che si sfruttava la ricorrenza della Madonna di Polsi, che avviene il 2 di settembre, per sancire delle cariche importanti a livello mandamento. Veniva dichiarato il capo dell'Ndrangheta regina. Questa carica veniva decisa in summit che avvenivano precedentemente, però veniva sancita ufficialmente in quell'occasione. Tre giorni che si celebra la festa del santuario, una quantità indefinita di pellegrini arrivano qua camminando a piedi, camminando di notte, stando fuori più giorni, e arrivano qui per pregare la Madonna. A margine di tutto questo c'è stato una sorta di controstato, una sorta di simbologia negativa, se così vogliamo dire, che ha sfruttato in qualche modo la simbologia religiosa e l'ha trasportata e l'ha fatta propria. È un luogo particolare, è un simbolo. Non ci dimentichiamo che qui, in questo luogo, in questo periodo dell'anno, si riunivano gli esponenti di spicco delle varie consorterie mafiose delle famiglie di 'Ndrangheta della zona. E la presenza nostra oggi qua vuole essere un segnale forte dell'arma, dello Stato, quindi, proprio per evitare che si possa associare ineludibilmente questo luogo sacro con la presenza di personaggi della malavita locale. Il genio ha capito che se si avvale di San Michele, da Madonna dei Polsi, di Padre Pio, raccoglie più adepti, no? Il ragazzetto pescato in mezzo alla strada, con la scusa che vieni con noi siamo una grande famiglia, non ti preoccupare, ci pensiamo noi a te. Succede qualcosa, gli avvocati lo mettiamo a noi. Se succede qualcosa con la polizia, con i carabinieri, ci pensiamo noi. Se tu finisci in carcere, la tua famiglia, ci pensiamo noi. Tu, l'importante è che fa tutto quello che diciamo noi.
Ci stai? Sì, allora stasera vieni, ti battezziamo nel nome di San Michele Arcangelo, della Madonna dei Pozzi e di Padre Pio. E quel poveraccio, senza lavoro, senza nessuna prospettiva, giustamente è normale che tu lo abbocchi. L'eroe non è il carabiniere come può essere il sabato d'acquisto, l'eroe non è la persona che dal nulla si crea una posizione o fa carriera, ma il simbolo qui può essere il latitante o l'esponente di spicco che fa carriera, una carriera alternativa diciamo in ambito andranghetistico. È una forma alternativa sia di Stato che di religione, loro si professano magari personaggi altamente credenti, però il comandamento più importante è quello di non uccidere e loro vanno in contrasto a questo comandamento, quindi non si possono professare credenti. Il genio ha fatto sì che questi quattro povere persone che non c'hanno davvero dove aggrapparsi gli ha raccontato questa storiella che San Michele è contro lo Stato. Non tutti abbiamo lo stesso carattere, c'è chi nasce e fa carabiniere, c'è chi nasce e fa regista, c'è chi nasce e si lascia trasportare e alla fine diventa un soldato del genio. Solo che il genio si fa i soldi e il soldato si fa la galera. Alla fine della sua vita avrà fatto 30 anni in carcere e 10 anni libero. Per che cosa? Cioè per chi? Per lui? Per la propria famiglia? Quello pezzente era, come diceva un mio collega, pezzente rimarrà per sempre. Il soldato ha avuto 5 minuti di gloria, che è stato portato all'interno di un bunker segretissimo che nessuno mai ha scoperto. Gli hanno tagliato la testa a San Michele Arcangelo con la luce della candela, hanno bruciato il santo, se lo sono messo in mano, l'ha stretto, poi magari gli hanno fatto un taglio col sangue, io maledirò, benedirò. Cioè è tutta una stupidaggine. È tutta una... Pensare che davvero San Michele Arcangelo, no? Tra l'altro protettore della polizia, che Padre Pio, noi abbiamo trovato un bunker, all'interno del bunker ci stava Padre Pio. C'è Padre Pio a servizio dell'Andrangheta? Cioè, non sta né in cielo né in terra, questa cosa. Allora, mo qua scendendo. Scendendo qua andiamo. Arriviamo dove siamo andati io, Salvatore e Mirko, che c'era quella piazzola vuota. Proprio sotto la curva ce n'è. Sì, sì. Ed è quella che siamo andati a vedere io, Mirko e.
porsi ai piedi della Madonna vengono tanti pellegrini in carovane. Non tutti però quelli che vengono al santuario lo fanno con lo spirito giusto. Alcuni sono spinti da altre ragioni. Ci è stato consegnato non per lasciarlo morire o diventare il santuario dell'Andrangheta. Il nostro è stato un territorio macchiato di sangue. Non si può dimenticare la situazione della Locride al tempo dei sequestri e delle faide. Personalmente ancora una volta sento il bisogno di chiedere perdono al Signore per tutti coloro che con le loro azioni criminali hanno profanato l'immagine e i simboli religiosi del nostro santuario. Chiedo perdono per i cristiani che si dicono devoti dell'immagine della Madonna di Corsi mentre il loro cuore è lontano da Dio o mescolano la vergogna del crimine alla sacralità dell'immagine della madre del buon pastore. Qua c'è l'altra, Peppe. Sì. Sotto qua, direttamente. Controllando sotto il figo se c'è qualcosa, Peppe. Armi e cose varie. Saranno una sessantina di piante lì. Sotto è bagnata, visto? Secondo me l'hanno abbandonata. Dici? Sì, è abbandonata. Oh, raga, il magistrato già è stato avvertito, eh. Ha detto di spentarla tutta. La possiamo già tirare. O anche quelle piccole, tutte tiratele, eh? Il coltivatore di questa piantagione che vediamo è un affiliato o meno? Questo potrebbe essere un affiliato, potrebbe essere una persona al di sopra di ogni sospetto. Questo può essere chiunque. Chi ha messo in posa questa canapa? Potrebbe essere qualsiasi persona. Alla fine dei conti. Quindi lo fai perché? Per pagarti... Per pagarti... Magari per pagarti pure gli studi. L'andranghetista, il mafioso, crede solamente alla legge dei soldi, del proprio benessere e basta. C'è il denaro, è vero Claudio, cioè i soldi sono per me, loro sono molto avidi. Io ne ho conosciuti tantissimo, ci stanno quelli che fanno i regali in giro, eh. I soldi sono solamente per loro e basta, e per nessun altro. Il territorio di chi è? Mio. I soldi di chi sono? Miei. A costa di chi è? Mia. Andate che te la comanda. Io. Io. Io e io. E basta. Questo è un 'ndranghetista. Io. San Luca, essendo un territorio dal punto di vista del numero degli abitanti piccolo, però all'interno ci sono numerose famiglie schierate su due posizioni contrapposte. Da una parte abbiamo i Pelle Vottari e dall'altra abbiamo i Nirta Strangio, che negli ultimi anni si sono combattuti in una faida abbastanza sanguinaria e cruenta. Qua siamo in un'abitazione posta sotto sequestro, un tempo di proprietà della famiglia Pelle. Antonio Pelle, detto Gambazza, classe 1932, è stato l'uomo di spicco di tutta l'andrangheta dello Ionio, non solo di San Luca. Suo figlio attualmente è latitante, quello è Giuseppe classe 60, è attualmente il capo del... Il reggente del mandamento Ionio. Questo è stato tutto distrutto da 50 cacciatori in quasi 3 giorni di perquisizione. È stato ricostruito nel giro di 4 giorni successivi. Quindi tu entravi qua, aprivi e c'era il frigo lì? No, sì, toglievi il frigo. Toglievi il frigo, sì. Spingevi il frigo. Abbastanza piccolino, quindi più che un bunker, un rifugio? Sì, un capello.
Questa è la casa di un capo di un certo livello. E in pratica tutti quelli che poi volevano candidarsi andavano a casa sua a chiedere il placet. Venivano a chiedere il permesso se potevano aprire pompe di benzina, se potevano prendere degli appalti. E venivano e chiedevano il permesso. Quindi Mario, il padre, è diventato il capo dei capi perché ha avuto il potere di mettere pace nelle faide di Reggio Calabria o di altre zone della Spumonte. Quindi acquisivano nel tempo sempre maggiore potere. Ma è questa la forza d'Andrangheta? Questa capacità anche di mimetismo? Sì, 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 sul territorio sicuramente. Non è raro vedere il capo locale che gioca col pandino bianco, che va in montagna e va a lavorare la terra. Sicuramente questa gli dà forza di adattamento, perché comunque vada li predispone o li può predisporre alla futura latitanza, perché comunque la latitanza ti fa perdere le tue comodità, i tuoi lussi, e tu vieni magari anche educato da bambino, da giovane, a poterli perdere, a doverti adattare, a dover vivere in montagna, a dover magari dormire in una caverna o dentro un albero. Questo palazzo è stato preso di mira per le perquisizioni perché, appunto, sapendo che solitamente si nascondono dentro le loro abitazioni, l'abbiamo perquisito più volte e solo in un caso, quando è stata fatta una perquisizione che è durata 3 giorni continuativi con delle ruspe, si è riusciti poi a trovare 5 bunker in questo palazzo. Questo che vediamo è un blocco di cemento di circa 1,5 metri che basculava su delle rotaie, su dei binari, e veniva azionato mediante un telecomando. Infatti, nel momento in cui ce ne siamo resi conto della sua esistenza, abbiamo cominciato a martellare, come si vede là, con l'ausilio di martelli pneumatici, e il proprietario, conscio del fatto che il bunker era vuoto, ce l'ha aperto col telecomando. Al suo interno troviamo una stanza di circa 30 metri quadrati che occulta la presenza di un altro bunker. E qui dentro, quando siamo entrati, abbiamo trovato delle figurine con delle effigie di santi. Quindi c'è possibilità che si siano consumati dei riti di affiliazione al suo interno. Dentro al bunker? Qua dentro, sì. Questo è un bunker di 6-7 metri quadri, sempre lo stesso procedimento. Un grande pezzo di cemento armato che bascola all'interno su dei binari d'acciaio. Molto probabilmente è stato utilizzato come rifugio d'emergenza in caso in cui venisse scoperto quello stesso bunker. Perché viene fatto un bunker nel bunker? Per due motivi. È un motivo psicologico. È nel momento in cui magari viene rinvenuto il primo bunker, e il soggetto vi si trova all'interno, quindi si rifugia nel secondo bunker. I membri delle forze dell'ordine, nel momento in cui hanno trovato il bunker, sono appagati, quindi magari rinunciano alla ricerca più approfondita del secondo bunker. Un bunker nel bunker è molto inusuale, sinceramente. Se non fosse stato aperto, o magari con una persona all'interno, difficilmente l'avremmo trovato.
Claudio. Loro i soldi l'hanno fatti facendo i sequestri di persona. Cioè, penso che sia il reato più brutto che ci possa essere, no? Tu e tuo figlio mi devi dare i soldi. Oppure tuo figlio gli taglio la testa, gli taglio l'orecchio. Te lo mando pezzi pezzi a casa. Un dito, un orecchio. Mi devi dare i soldi. Quello è un barbaro. Poi loro, dopo aver preso questi soldi, dopo tanti anni, cosa hanno fatto questi soldi? Li hanno reinvestiti. Come li hanno investiti? Con l'eroina. Dopo è nata la cocaina, ora ci stanno alla tratta degli esseri umani, domani ci sarà un'altra camurria. Ma sembra la stessa cosa. Ma che ci fanno loro qua? Cioè non ci viene nessuno qui, sono abbandonati. No, come no, qualche casa sparsa è abitata. Il resto delle case sono diroccate, quindi le utilizzano per le armi, le munizioni. Quando sono case aperte, quindi diciamo l'arma o le munizioni non sarebbero attribuibili a nessuno. Tanto le armi sono pulite senza impronte. Cioè, tutti quella casa là abbiamo trovato nel camino, era collegato un cavo, c'era un sacco nero e dentro c'era la pistola con un altro caricatore. E sotto invece dove abbiamo trovato un R70, 8 fucili e 2 kg di coca, sotto qui. Poi 2014-2015 abbiamo fatto ingenti sequestri sia di droga che di armi, quasi un centinaio di armi, quindi comunque sono più attenti adesso. Quindi la pressione sul territorio poi in realtà dà i suoi frutti, cioè oltre a vivere male lavorano pure male. Lavorano male, si devono guardare di più, che più pressione abbiamo e più ci rendiamo conto che per esempio sequestriamo meno armi o meno droga. Quindi sanno che non conviene qui sul territorio fare determinati reati, li vanno a fare fuori. Dobbiamo di essere i padroni, quindi li abbiamo espugnato la spavalda. È irrisolvibile questa situazione qua. A San Luca? No. Patologico. Possono essere arginati e tammato. Poi quando crollerà il sistema andrangheta, come comunque è crollata la camorra, per esempio. Prima o poi crollerà con l'andrangheta. Crollerà quando perderà la forza di sopportare queste situazioni giudiziarie lunghe, queste latitanze lunghe, perché qua comunque stiamo parlando di gente che è cresciuta nelle colline, nelle montagne, con le pecore, quindi la sofferenza di stare in carcere quasi quasi non la sente neanche. Sta zitto. Zitto, esce fuori come se è andato a passeggio per 30 anni, ritorna, fa la vita normale, ma rimane arrestato di nuovo e non gli fa né caldo né freddo.
però questi sono quelli vecchio stampo. Quelli attuali, diciamo che le nuove leve che magari sono più abituate al benessere, nel tempo sicuramente cederanno. E qua prima o poi si arriverà pure a questo. Quindi tu dici che alla fine imploderà? Imploderà, come ogni cosa c'è l'inizio e la fine. Ci vorrà tempo. Poi è chiaro, i sequestri di persona sono terminati quando lo Stato ha deciso di mettere delle pene elevate per il sequestro di persona. Nessuno più li ha fatti, non conveniva più 30 anni per sequestrare una persona. Cioè, se tu fai un bunker a casa, nessuno ti fa niente, è violazione di diritti. Tra l'altro, se è fatto sottoterra, non fa neanche occupatura, non è neanche violazione amministrativa. Questo è il discorso, no? Esatto. È stato pure un ragazzo che una volta l'abbiamo arrestato in una piantagione, sono rimasto, diciamo, un po' travolto da questa cosa. Questo ragazzo, anche se era il figlio di uno detenuto, pensavo avesse preso un'altra strada. Questo ha avuto il coraggio di dirmi: ma se io non faccio un reato, qua manco una ragazza mi fanno sposare. Quindi immagina l'ambiente circostante a cosa ti porta. Sono succubi del sistema. Quelle persone che noi conosciamo qui, loro si comportano in quel modo, perché ci siamo anche noi comunque, no? Che li guardiamo, che li controlliamo. Le stesse persone ad Amburgo non li conosce nessuno, in Sudafrica, in Australia. Quello che loro hanno fatto in Germania qui non lo possono fare. Il platioto che va in Germania, che magari non c'ha manco precedenti penali, e si compra a mezza Germania, al tedesco gli sta bene. Porta soldi. Stiamo parlando di soldi che, per dividerli tra di loro, non li contano, li pesano nelle buste nere della spazzatura. 100 kg a te, 100 kg a me. E chi ti dice di non investire soldi se paghi anche le tasse al governo tedesco, se paghi le tasse al governo australiano? Il governo australiano ti dice: no, non puoi comprare? Oppure in Sudafrica vai là e compri i vigneti. In Italia non lo può fare, perché arriva Gratteri e gli rompe le ossa, perché dice: tu questi soldi qua dove li hai presi? Che gli dici che noi in Calabria c'è una vacche sacre? Con l'atte delle vacche sacre mi sto comprando i quartieri a Berlino? Carabinieri, signor. Con quale motivo? La ricerca di Sebastiano. Volete chiamare un avvocato? Avete armi in casa? Ma io ve lo chiedo. Sì, grazie. Signora, posso dare un'occhiata? Se può venire con me? Come dobbiamo fare, Sebastiano? Se... eh? Non ha proprio intenzione. Non è che ha tanti anni, come andare, c'è tre figli qui. Chi glielo da mangiare? E questo è il problema, eh? Come? Sì. Ma ora quanti anni sono che via? Che la età? Sei anni già. Sei anni? 2011-2012. Allora qua, è superato. E poi non è andata tanto. Se vuole che faccio vedere, c'è la telefonata. Ci prende il telefono e parla anche lei insieme. Lì è libero, purtroppo la legge dice che lì in Germania è libero. Non ha mandato di cattura... In Germania no. Qua ci sono paesi di 3.000 abitanti dove hanno conoscenze in 5 continenti. L'andrangheta già si sta ripulendo. Claudio, tu stressa oggi, sei andato al supermercato. Lo stesso prodottino che oggi hai comprato tu, te lo trovi al supermercato canadese. Perché chiaramente, qual è la forza loro? Se lo produco io, che sono il signor X, ma chi lo compra il mio prodotto? Ma se la produce Uzzurocco, un nome così per caso, un nome di fantasia, Uzzurocco in Canada c'è amici, in Sudafrica c'è amici, il tuo prodotto viene commercializzato in modo globale. Globale. Lo stesso prodotto, dei proventi della cocaina, la commercializzi sempre nei 5 continenti. La telefonata, ti sto mandando 2 bancali di olio. E di soldi, quei soldi là li vengono ripuliti. Forse è troppo semplice, però è così.
stiamo andando adesso? Adesso stiamo andando a casa di tale Vittorio. Questo ragazzo praticamente verrà raggiunto con questa ordinanza di custodia cautelare per una questione di armi, no? Un traffico di armi, compravendite di armi. Figlio d'arte, papà suo Marcello, noto narcotrafficante, capo cosca dell'anonima cosca di Cavolonia Superiore. Quindi una famiglia di 'ndrangheta? Quindi era una famiglia di 'ndrangheta. Lo squadrone ci ha lavorato per tanto tempo quando lui era latitante. Poi fu arrestato dalla Guardia di Finanza a Milano, all'aeroporto. Lui stava andando in Spagna e fu arrestato all'aeroporto a Malpensa. Chiaramente il figlio, vedendo il papà comportandosi in quel modo là, anche lui oggi si comporta allo stesso modo. Non ti farei mettere a musco su poco raso, eh? Da chi? Questo ragazzo qua mi fa tenerezza. Sai perché? C'è un bambino malato, ragazzi. Puoi scendere sotto? C'è taverna, qualcosa? L'hanno rotto dei colleghi vostri. Attenta alla testa, come c'è? Sorpresa. Ma cos'è? Termocamino? No, forno. Forno? Sotto il dovere penso che hanno capi. No, signora, non l'abbiamo trovato pure, non ti preoccupare. È la stanza. Di più. Parte qua, parte, non parte là, parte sì, qua. Sì, là fino a su. Quindi esce da quella parte. Sì. Se devo calcolare, sta su, qua, fino a fare. Arriva fino al limite strada. C'è il forno. La parola mia non vale niente. Se questo parte qua, arriva oltre casa sua. È come no, casa sua arriva fino qua. E quello è più lungo. Quello che prende il metro, lo praticamente da qua e da qua fino a... Non fa. Però c'è il problema, possiamo... Il discorso dice che è un peccato avere 1,80 m di spazio sotto chiuso. Quindi più che un bunker, un rifugio. Questo è? Sì. Sono parato un po', no? Sei solo a casa, no? C'è mia moglie col bambino. E il bambino, basta più, no? Non c'è più nessun altro, no? Dobbiamo notificare l'ordinario di custodia cautelare. Per dei reati di concorso, il top di detenzione, anni con 1000 spazi. Adesso con calma, tanto c'è bisogno ancora. Anzi, evitiamo pure di magari di perquisire la camera dove sta sua moglie. Se ha qualcosa in casa, no, no, no. Che deve darci, sì, però. Illecito. Se vai la borsa, la cosa più importante è la borsa. Metti la scarpa, metti. Sì, sì, no, però... Ci può accompagnare sopra? Su. Conosciamo. Ci conosciamo. Di quanti anni? Sono 14 anni. Ci conosciamo. E lei sa tutta la situazione? Sì, sì, sì. Sebastiano, non so chi è stato, però un po' la mano pesante. No, non ricordo. E tutto, l'Italia è tutto comandante, è inutile che lei vuole fare il suo lavoro e ci sono altri centri che non lo fanno. E quello è il problema. Cioè, mio fratello è stato fortunato da 16 anni, che l'hanno accusato di una cosa che non ha commesso. L'hanno accusato di sparare dei carabinieri. Che non è vero. Cioè, mi guarda negli occhi. Se io voglio sparare a lei, puntato col fucile, ce lo scappo. Buono. No. Bambina, come sta, signora? Sta portando il bus. Non dorme? No, solo quando dorme lo porta. No. Il giorno non lo porta. Non vuole portare? Come fa a capire che lo devo portare? Starà bene, comunque. Sì, se lui porta il bus, non dovrà fare l'intervento, se no deve fare l'intervento. E quanti anni ha lui ancora?
3 anni. Come siete preoccupate? Preoccupato per cosa? Cioè, prendete un borsone e mettete un po' di roba dentro. Sei stato mai in carcere, no? Sì. Ah, sai che cosa devi portare, no? Guardiamo il bimbo, no? Meno vede e meglio è, no? Giusto i carabinieri, no? Io per questo dicevo spegni la luce e mettiamo la bagnola, no? Scappe, ce l'hai senza la chiusa, però. No, faccio scioccare il... Come no? Come no, certo. Destinatario di una misura coercitiva cautelare va arrestato sì, ho capito in base alla procedura prevista. Non ho capito il perché. Deve essere sotto l'osservazione e la vigilanza degli operatori. Lo conosciamo da tempo, è noto a noi, agli uffici, e verrà trattato con la massima dignità. Non si preoccupi. Arrivederci. Ma l'andrangheta ha preso così piede, in modo così veloce, che non si può più fermare. Sei civilizzata, cioè ormai è difficile combatterla. Tu lo sai che quelli sono mafiosi, ma non li puoi contrabbattere, non li puoi attaccare da nessuna parte, ormai si sono purificati, ormai sono lindi. Se il nemico è questo, stai gozzando contro un muro. È come una diga che si sta aprendo e tu sei solamente il mignolo dentro il buco. Concetto fondamentale. Da divulgare presso le scuole dei carabinieri di tutta Italia. Mi può fare rabbia. Ma io sempre la caccia gli do. Io sempre dietro gli corro. Anche se mi fa rabbia, non fa niente. Il mostro è grande, ma non fa niente. Io sempre dietro gli corro. Io sempre li combatto. Io lo so che loro sono più forti di me. L'abbiamo capito che l'andrangheta è fortissima, ha tantissimi soldi. Però è normale, la guerra del male contro il bene. E il bene contro il male. È normale che loro non l'avranno mai vinta, mai. E non, io lo so che loro sono più forti di noi, ma non per questo io mi tiro indietro. Mi fa rabbia? Meglio, più mi fa rabbia, più mi arraggio e peggio è. Ma per loro però, non per me. Se io mi arrabbio, è peggio, ma non per me, perché mi arrabbio, è peggio per loro. Perché loro, se loro dicono che è tutto mio, no? I soldi sono tutti miei, anch'io dico io sono quello che ti stacca la testa, io sono quello che ti combatte, io dentro di me io lo so chi sono, io sono il giusto e tu sei il cattivo. E se tutto ciò mi fa rabbia, appunto per questo ti combatto. E più rabbia mi fa, e più forte ti combatto. E questa è la verità, sostanzialmente. Mi fa rabbia? Non è un problema.